Buongiorno a tutti. È per me un onore poter essere qui con voi e a rappresentare ancora il nome Merloni, da Cavaliere del Lavoro, insieme a mio papà che mi sta guardando e dopo mio zio Vittorio. La mia storia professionale e umana si riassume in una sfida: impegnarmi per continuare a crescere Ariston. Ho infatti cercato di prendere il testimone da mio nonno Aristide, da mio papà Francesco ed anche da mio zio Vittorio. I loro insegnamenti rappresentano la radice dei valori di Ariston Thermo, del nostro modo di lavorare nei territori dove operiamo, ovvero integrità, valore della persona, centralità del cliente, eccellenza e sostenibilità. Ed è basandosi su questi valori che Ariston Thermo negli ultimi 20 anni ha avuto una storia che è stata una bella storia di crescita, di innovazione, di investimenti, di efficienza energetica, di impegno ambientale e soprattutto, lo voglio dire fortemente, soprattutto di sviluppo del capitale umano. Dal 2000 ad oggi siamo passati da 500 milioni di un'azienda per lo più basata in Italia ad una realtà di oltre 1,7 miliardi di fatturato con quasi 8.000 persone, guidata da un team internazionale in cui l'Italia vale il 10% delle vendite, ma vale oltre il 40% delle attività industriali produttive e forse più del 50% delle attività di ricerca e sviluppo. Vorrei parlare di futuro e nel prossimo futuro noi dovremo affrontare altre sfide. L'evoluzione, importanti sfide, l'evoluzione dei modelli di business, la digitalizzazione, delle soluzioni totalmente rinnovabili, ma soprattutto una grande sfida, quella di rimanere una culla ed una palestra per manager appassionati. E parlando di futuro, nel mio futuro questo riconoscimento è un ulteriore stimolo a mettere ancora più passione nelle sfide che ci aspettano, per portare Ariston al 2030, al centenario della sua fondazione. Io vi ringrazio per l'accoglienza e spero di vedervi di persona presto. Grazie a tutti.